E vorrei però creare un piccolo momento, io dico un po' magico, con una piccola storia. È la nostra musa ispiratrice, una collega che adesso non è più qui tra noi, almeno in questa dimensione, che è stata anche un'artista che si chiama Irene. Vorrei chiamare qui, mentre vedremo delle immagini, suo marito, che tra l'altro diventando un grande lettore di poesie, che utilizza questo strumento per aiutare le persone sofferenti, andando nei contesti. Sentiremo un po' questa poesia che Maurizio ci leggerà, se se la sente, so che è un momento un po' emozionante, ma Irene Andreani è stata veramente una figura che noi siamo andati un po' a trovare, forse ci ha trovato lei, perché sapete, nelle grandi storie di gruppi è importante farsi ispirare da persone. Io dico sempre che quando un assistente sociale viene a mancare è un po' come quando scompare una foresta, non dico amazzonica, no? Cioè scompare un patrimonio no? che veramente è un patrimonio. Se credete alle parole delle persone, c'è una poesia proprio che parla di lei come un centro aggregativo proprio nel quartiere, la sua casa, i suoi gesti, i suoi progetti nel consultorio, della sua ASL. Quindi davvero una persona che poi è anche una creativa, perché vedrete cosa ha fatto. Quindi invito Maurizio, se ce la fa, a venire qui, lui che appunto adesso fa questo servizio di volontariato che va a trovare persone sofferenti, con questo dono anche della poesia, accadono delle cose davvero belle. Quindi ci faremo un po' ispirare da Irene, perché veramente è una collega, una figura che è stato un grande riferimento per tutti noi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi tutti, per me è molto emozionante stare qui, io mi sento in casa, in famiglia fra di voi. Io ho fatto il medico per tanti anni, ho poi lasciato questa professione, l'ho fatto in maniera riflessiva, pensando a quello che facevo. Irene mi ha aiutato molto in questo, devo dire, lei ha fatto un suo percorso di vita molto intenso, luminoso, e mi ha aiutato molto anche nel sodalizio, che è stato non solo di affetto, di famiglia, di amore, due figli, sì, così va bene, meglio, ma è anche stato un sodalizio professionale. Ci siamo misurati sulle cose che la realtà contemporanea ci poneva di fronte. Poi abbiamo avuto questa esperienza della sua malattia. Lei ci ha lasciato a gennaio, dopo circa un anno di grossa sofferenza, perché tra l'altro lei era una creativa, era molto portata a parlare, ad esplicitare, ad estrinsecare, e invece un tumore al cervello l'ha fatta fuori e l'ha messa fuori gioco per gran parte della durata della malattia. È lì che io poi ho scoperto questa intuizione del cambiare un po' i parametri della mia vita. Sono diventato un lettore di poesie non mie, sono stato in realtà scoperto da uno scrittore, che è Valerio Millefoglie, che ha avuto contatto con noi e mi ha detto che io dovevo assolutamente continuare su questa strada, perché in qualche modo ciò che dicevo aveva il potere di arrivare al cuore. Quindi io non so se questo sia successo nel nostro caso, ma voglio pensare che sia accaduto. Io penso che mi ero preparato alcune piccole cose da dare in 5 minuti, anche come, come dire, consigli professionali dal mio punto di vista professionale, però è un uditorio di elevato livello questo. Ho visto due filmati bellissimi, due testimonianze bellissime che mi fanno dire che quello che devo dire io qui è inutile da un punto di vista professionale. Perché in realtà è tutto lì dentro, perché lì dentro c'è, mi sono appuntato qualche cosa, ecco, io c'è il valore della presenza, il valore dell'ascolto, il valore della parola, sono elementi che nell'attività di un medico, il medico è portato ad enfatizzare il controllo, l'azione, non ci sono quelle altre parole,
c'è il controllo, c'è l'azione, ma non c'è la presenza, non c'è la parola, non c'è l'ascolto, non c'è la presa in carico. Decenni che se ne parla, ma il medico a mio avviso non è in grado, non ha i numeri per poterla fare la presa in carico, perché ciascun medico dà il proprio pezzo, il proprio pezzetto, incurante di quanti pezzetti debba poi avere quella persona, nel senso che poi quanti pezzetti devo prendere io. Poi tra l'altro con me succedeva anche un'operazione pure più difficile, essendo io medico, loro i colleghi si scaricavano, dice tanto c'è il marito che sa tutto, per cui ci impegniamo ancora meno a fare una presa in carico globale della persona, della famiglia, di lui eccetera. E quindi lo dico perché credo molto, tanto nel valore della parola, dell'ascolto, della presenza, che anche nella medicina sono fondamentali. Il medico, ho detto prima, lavora su due campi che sono soprattutto l'azione e il controllo. Sono due parole che nel buddismo piacciono molto poco e invece piacciono molto di più proprio la parola, proprio l'ascolto, proprio il sentimento. E quindi spero, penso che questa possa essere una giornata che questo ce lo ricorderà ampiamente. Io sono con voi tutto il giorno, mi sento in famiglia, vi ringrazio. E sono emozionato e vi abbraccio una a una. Grazie. Grazie. La leggo subito. Leggiamo questa poesia. La di Irene. Scusate, Furio mi richiama all'ordine. questa poesia è di Giorgio Serafini Prosperi ed è dedicata direttamente a Irene. Coi piedi sullo zerbino coi gatti davanti alla tua porta, penso al fatto che così poco t'ho conosciuta. Eppure, quando entro in casa tua, mi sembra d'esserci sempre stato. Conosco gli oggetti e le persone e li ritrovo nelle tue parole, con l'impronta indelebile di te. Sono i particolari la porta d'accesso, non le azioni grandiose, non gli spunti eclatanti, non i momenti di grazia e di gloria. L'amore è fatto di briciole e sta acquattato nei giorni senza valore, nel valore che ci si mette dentro, nell'arte minima di fare grande ciò che è piccolo e non viceversa. L'amore è invisibile e silenzioso, sta nei colori che si scelgono e nei profumi. A proposito, acqua di sale l'ho usato per anni e adesso non può che essere solo tuo. Nelle parole che non si dicono soprattutto, sta nel vino e nel tè, in un buonasera che dici al commerciante di quartiere senza essere obbligata. L'amore si nasconde nei nomi dei gatti e dei pupazzi, nell'epopea del porcello tesoro, in un disordine stracolmo di talento, lasciato sullo sfondo come per non disturbare, nelle cose lasciate indietro, in quelle che non riesci a fare. Pur non conoscendoti come avrei voluto, ho intuito il tuo caos gentile, così pieno di pudori, la tua prodica generosità, l'irruente e innocente dolcezza, i lapilli del tuo cuore ferito, imprigionato tra le pareti dell'ironia. Ho saputo della tua solitudine così piena di visitatori e t'ho sentita ridere da incazzata, questa credo sia una grande virtù, e piangere a grandi bocconi, sfrontatamente, senza mai voltare la faccia. Se t'avessi conosciuta meglio, sono certo che avremmo anche litigato, come fanno gli amici, e sarebbe stato bello, credo, perché ciò di cui sono certo è che non avresti chiuso la porta. Nella mia smania di cercare un senso, questo ti dico, Irene mia cara, sei venuta da me perché ti sentivi pesante e io non avevo mai visto nessuna più leggera di te. Grazie.